Buongiorno ragazzi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi finalmente sono tornata con un nuovo video. Questo video speciale dei 5.000 iscritti. Allora, questo video che avete già notato perché sarà il Popping Balloon Slime. Allora, praticamente doveva essere il video per i 4.000 iscritti. Però, a furia di fare altri video, non avendo tempo per fare questo video perché ci vuole un po' di tempo. Allora, siamo arrivati ai 5.000, dai 4.000 ai 5.000 e magari arriveremo ai 6.000, 7.000, 8.000. Vabbè, non esageriamo. Allora, oggi faremo un po' più in bolo slime. Quindi ho messo all'interno di questi palloncini vari ingredienti che man mano scoppieremo insieme con questa forbice. All'interno di questa ciotola molto grande. L'unica cosa che ho paura di tutto, cioè, li vedete molto se scoppiate, vabbè. Incominciamo! Allora, come il video riscopriamo tantissimi palloncini. E ora, dopo 40 anni, allora riuscirà a trovare, ecco qua. Ma top, è pesante, quanta ne ho messa? Dentro questa macchia di colla abbiamo la colla vinilica. Allora, raga, paurissima. Ora mi sporco tutta. Ah, mi raccomando, quando fate queste cose, mettetemi una cosa che tipo non usate più, vecchia, già sporcata. Allora, faccio. Paura! No, devi scoppiare però. No, scappia! No. No, però dovevi scoppiare. Uffi. Cominciamo già bene. Questa comunque è la colla vinilica, ma si è bucata da due parti, fatemi capire. Ah no, solo di qua esce. Mettiamo la colla, visto che si è messa. Jenny, io non ho preso la cosa per mescolare. Doveva scoppiare, purtroppo non è andata come volevo. Guarda dove le metto queste cose sporche. Vediamo questo fazzoletto che è molto in lontananza. Allora, qui mettiamo tutte le cose sporche. E visto che sono un genio, mi manca un bel cucchiaio. Che io per fortuna ho sempre tutto a portata di mano. Quindi ecco un bel cucchiaio. Ora, come secondo aiuto, devo prendere la colla trasparente. La colla trasparente. Eccola qua. E dentro questo palloncino rosso, così tocco la trasparente. Allora, tu però me lo devi scoppiare perché lo sfizio di questa cosa è far scoppiare i palloncini, quindi... Ah! Tutto fuori, lo sapevo, solo io che non è andato neanche un poco dentro lo slime. Guarda, che solo io li faccio queste cose. Sta tutto dentro il palloncino. Allora, un po' sta dentro il palloncino, guardate come lo metto bene. La maggior parte invece sta qua su. Come si mette la colla trasparente? Ho fatto un danno. Perché non potevi scoppiarti dentro la ciotola. Effettivamente sono pure un pochino io, perché la ciotola me la sono messa a 4 metri di distanza. E facciamo finta di niente, che facciamo finta che la colla sia andata dentro quella. Vabbè, no, aspetta. È trasparente. No, un pochino entrata. Quindi giriamo un pochino la colla insieme a quell'altra colla, anche se ne è poca. Ora, che vogliamo mettere? Mettiamo il colore. Anzi, mettiamo la schiuma alla barba. Allora, questa sembra tipo uno squishy, la schiuma alla barba è morbidissima. Allora, vai, scoppiamo anche la schiuma alla barba. Allora, faccina, perché è così lunga? Allora, vai, ora scoppiamo anche la schiuma alla barba. Non ha funzionato. Facciamo così. Esci. No, non mi puoi dire che non vuoi neanche uscire. Ti ho messo. Ho messo tantissima schiuma. Ecco. Nuovi getti. Vai, Aurora. Getti spara schiuma da barba. Vai, metti anche quest'altra schiuma, che ce n'è altra, perché ci sta giusto un buco molto piccolo. Ma per... Allora, scusate, sono un pochino, come dire, imbranata. È la prima volta che lo faccio e... ho paura di sporcare il mondo. Mettiamo tutta la schiumetta. Ok. Ora giriamo anche la schiuma. Dai, è andato un pochino sporco. Okay.
piace mescolare la schiuma, la barba e la colla. Allora, ora giriamo finché non abbiamo, diciamo, un composto di un nuovo tipo liquidino. Quindi mettiamo tutto più giù, tutto più giù. Ok, giriamo e ora mi piace. Ora mettiamo lo shampoo ad olio. Quindi proveremo un nuovo metodo di slime. Perché alcuni mettono l'olio per il corpo e mettono lo shampoo. Potete mettere lo shampoo ad olio. Guardiamo che ne esce fuori. Vai, forse questo qua è meglio se non si scoppia. Quelli che non si devono scoppiare si scoppiano di solito. Che tristezza questo popping balloon. Ma perché questi... Oh, i palloncini difettati che non si... scoppiano. Wow, è giallo. Non è che lo slime è giallo ora. Guardate tutto questo liquido giallino. Yeah. Ok, diciamo che un po' l'abbiamo messo e questo è l'importante, ogni tanto ci puliamo un po' le mani. Guardate, è giallo. Poi tipo viene un po' giallino, tutto quasi a bordi. Giriamo, guardate, non so se della fotocamera si vede, ma sta diventando un po' giallino. Ma tanto a noi non ci interessa perché ora sapete che mettiamo? Mettiamo il colore. Il colore, magari se non lo togliamo e lo mettiamo qui. Il colore dovrebbe essere, no, questo è glitter. Colore. Questo mi fa paura molto. Se guardate, non so se si vede tanto, il palloncino è verde, però si vede il colore da dentro. Che colore sarà mai? Dun 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 dun. Cioè, ma se faccio così esce piano, vero? No, perché proprio questo voglio che esce piano, guardate. Tristezza infinita, guardate. Tristezza infinita. Quando meno te l'aspetti, poi scoppia. Perché ho le mani scivolose di colla. Faccio così. No, 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 così non mi conviene. Come devo fare? Ma se lo taglio da sotto. Perché non si vuole rompere questo pallone brutto. Io faccio così. Questo è un pallone cattivo, guardate. No, perché là, da qualche parte... Ma ho queste mani scivolose di colla brutta. Perché la colla a volte è brutta. Non ci riesco! Ho le mani bagnate. Ok, non esco. Io non capisco perché mi scoppiano i palloncini, non che... Perché... tutto dentro il colore, come faccio? Tutto dentro! Aiuto, guardate il colore, tutto dentro, come faccio? Anzi, guardate proprio che è piccofei, non è entrato neanche poi, si è alzato sulle mie mani e non voglio mettere le mani come fanno alcune, quindi in qualche modo mi asciugo queste mani su questo coso. Aiuto, che sto combinando. E prendiamo un po' di questo, cioè acrilico, perché si deve fare per forza questa cosa. Dopo devo pulire tutto l'acrilico. Ok, scendi fino all'ultimo. Ora chiudiamo questo bellissimo acrilico e lo mandiamo via. Dopo devo pulirlo tutto, aiuto. Prendiamo il cucchiaino, scusate se si faceva un po' di casini. E giriamo anche questo. Voglio un bel colore di azzurro, quindi ne ho messo un po' di più. Visto che io non faccio sempre in slime, per me questo è uno slime molto grande, anche se per alcuni sarà piccolissimo, perché tipo quelli che li fanno da un chilo, mezzo chilo, io tipo un grammo. Guardate, lo slime si è colato e comunque dobbiamo aggiungere il glitter e quindi dobbiamo girare una... Allora, il glitter. Glitter, praticamente, andiamo a prendere questo palloncino, volete fate anche glitter, già? Ecco qua, glitter, allora, ora, glitter diventa acrilico, diciamo, perché guardate le mie manine bellissime, prendiamo le forbici, e ora scocchiamo i glitter, chi me lo fa fare a me, ma chi me lo fa fare? Voi! Allora,
No, no, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto. Non è possibile. No, ma davvero facciamo? No, raga, mi dispiace davvero tantissimo, guarda. Io speravo che tipo scoppiassero molti più palloncini. Per farvi contenti, perché è bello quando scoppiano i palloncini. Sarei stata contenta anche io di questa cosa. Ma visto che il mondo a volte mi odia, non so perché. Mi dispiace, ma il popping è venuto così e non ci posso fare niente. Ora, visto che neanche questo mi ha abbandonato, devo far uscire tutti i glitter dall'interno di questo palloncino bellissimo. Che non lo è più perché ormai non so che è diventato. Vai, ok, allora è riuscito a bucare un palloncino. Ora mettiamo tutti i glitter. Ecco qua che sono caduti tutti quanti, perfetto. Ok, ora le mani sia blu che glitterate! Bene, guardate qua dentro, ho messo davvero molti glitter. E ora giriamo anche i glitter. Per far venire bene questo slime molto glitterato. Anche se non ho considerato bene le quantità, perché io faccio slime piccoli, come ho detto già prima, e quindi glitter forse saranno pochini, però si vedono lo stesso. Giriamo un altro pochino per prendere tutti i compostini che stanno di lato. Compostini, mi raccomando. Giriamo, giriamo. Modo, a me piace questa consistenza, bellissima. Ora, prendiamo tutto quello che c'è di lato. Quindi puliamo benissimo questa scodella bella. Ok, una volta che abbiamo pulito, diciamo. Ora, l'ultimo palloncino. Guardate queste mani. Sono blu glitterate. Sembrano uno slime vivente, sono. Oh, sono uno slime vivente. Allora, prendiamo l'acido borico, che non mi voglio macchiare per farvelo vedere. Guardate, gli avevo fatto anche la faccina carina. L'acido borico con la faccina carina. Qua è scritto c'è borico. Senti il rumore? Ora. Questa è acqua, questo è un problema. No, sta uscendo l'aria, tristezza. No, guarda. No, però fa troppo ridere. Facciamo così, mettiamo un po' di... No, calmati un attimo, bello. Mettiamo un pochino di acido borico alla volta e giriamo, perché ho paura che, vedi, ti possa addensare anche con poco acido borico, non tantissimo. Vabbè, un altro po' ce ne vorrà sicuramente, perché è un po' appiccicoso, guardate. Però lo slime per fortuna sta venendo. Temevo il peggio, guardate. Mettiamo... Oh, sta uscendo. Mettiamo un altro po' di acido borico. Forse non si vedrà mai anche che sta scendendo, ma sta scendendo. E giriamo anche quest'altro. Penso che ora vada bene. Però io ho questo palloncino in mano. Prendiamo pure quest'altra roba, che peccato. Il peccato del dio degli slime. Con le mani devo fare per forza, però mi dispiace per questo coso, però cioè. Allora. Ora prendiamo le nostre maniche, che tanto ormai sono già sporche, è inutile che ho paura di qualcosa. Wow. Allora, prima cosa ci vuole, penso, un altro pochino di acido. Sì, ci vuole molto acido borico ancora. Quindi prendiamo il nostro palloncino. Carino, carino. Vabbè, però è servita questa cosa. Da dove doveva uscire l'acido borico? Mi sono anche dimenticata. Bene. L'acido borico non esce più. Ok, ora sta uscendo. Ho capito dove è il buco. Mettiamo l'acido borico. Perché ne esce pochino alla volta. Sembra che ne esce tanto, però ne esce poco. Lo sto mettendo tutto quanto. Ne ho messo tanto, è l'acido borico. Ora, facciamo di nuovo con le manine. Mischiamo tutto quanto, che povera bacinella. Ok, è venuto. Sofficissimo. È morbidissimo. No, è bellissimo. Sentite? Ora guardiamo se fa rumorini. No, vabbè, io sono commossa! No, poi mi dovete spiegare perché. Allora, scrivete questo nei commenti se questa mia affermazione è vera. Allora, se uno mette più colla, lo slime viene più morbido. No, questa è la domanda che mi chiedo sempre. Perché faccio le slime piccole e vengono di più. Ho fatto questa cosa enorme. Ed è morbidissima. Soprattutto perché fa i rumori. E... Quindi ragazzi, spero che questo video slimoso, bellissimo, vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like e continuate ad iscrivervi. Vi ringrazio ancora tantissimo per i 5.000 iscritti. Un bacio a tutti.